Una strepitosa Marta Bassino ha vinto i due slalom giganti di Coppa del Mondo di Krasnagora. Con le due vittorie del fine settimana, la cuneese tocca il quarto successo stagionale ed il quinto in carriera. Una iniezione di fiducia per l'atleta e per la valanga rosa che, al pari dei maschi, vive come tutti gli agonisti dello sport momenti difficili tra annullamenti di gare, rinvii per Covid e difficoltà meteo. Della Bassino e del settore abbiamo parlato con Claudio Ravetto, allenatore ed ex commissario tecnico della nazionale italiana, raggiungendolo sulle piste da sci di allenamento. La Bassino in questo momento è la sciatrice che scia tecnicamente meglio. Io spero che già possa vincere le prossime gare, vincere il gigante, che è la sua specialità, la coppetta di gigante, e credo che possa fare anche, sia la favorita per la medaglia d'oro ai campionati di Cortina. È una nota lieta in un momento comunque difficile per il movimento. Sì, momento difficilissimo perché è vero che si può sciare, ci sentiamo forse anche dei privilegiati, la situazione per fare allenamento è fantastica come non mai, per noi si possono usare tutte le piste sono a nostra disposizione, però è difficile, è un sacco di attenzione, bisogna rispettare i protocolli, bisogna rispettare, fare attenzione al distanziamento, alle mascherine, però io credo che sia una cosa bellissima, che almeno i bambini, ormai costretti a stare a casa, che manco riescono ad andare a scuola, possono almeno vivere delle mezze giornate all'aria aperta e a poter fare dello sport, a respirare un po' di aria pura e muoversi, che credo che sia la cosa fondamentale per loro. Soprattutto il bambino deve crescere muovendosi, e migliora anche la fase intellettiva col movimento. Se noi li costringiamo a rimanere sempre davanti al computer, avremo una generazione che ha dei problemi. Lo sci, da questo punto di vista, offre delle possibilità che sono ottime, perché si sta all'aria aperta e con gli sci ai piedi si sta distanti. Bisognerebbe trovare proprio il sistema di far muovere questi, soprattutto, ripeto, i piccolini, secondo me, anche i piccolissimi, almeno possono socializzare con la mascherina e ripeto, sono anche un insegnante di educazione fisica, il movimento per i piccoli è fondamentale, è un loro diritto che andrebbe tutelato. Forse i piccoli non hanno nessuno, appunto, perché non ne hanno l'età, non hanno nessuno che li può difendere in politica.